Il concerto di apertura di musica a Palazzo, la mini rassegna di concerti nel Palazzo della provincia di Frosinone, è stato memorabile. Affidato a Jeff Wesley, uno dei musicisti più completi e talentuosi tra il XX e il XXI secolo, che vede la sua carriera spaziare dalla direzione del mitico Jesus Christ Superstar alla direzione musicale dei concerti dei Bee Gees, alla produzione degli album di decine di stelle del pop e del rock, e anche in Italia protagonista principale di dischi mitici di Battisti, Baglioni, Zero e tanti altri, oltre alla recente direzione musicale del Festival di Sanremo 2018 e 2019, si è trattato davvero di un inizio col botto. Tutto pieno, il cortile interno di Palazzo Iacobucci, un'atmosfera fabulata e una prestazione magistrale del grande musicista inglese sono stati ingredienti che difficilmente saranno dimenticati da un pubblico pur avvezzo a produzioni notevoli e dal palato fine. Wesley, visibilmente teso prima del concerto e molto contento al termine, ha ammesso di aver sentito molto l'esibizione e in effetti ha suonato divinamente in questa sua seconda tappa italiana di presentazione dell'ultimo album per piano solo, That's What It Say on the Tin.